Bruno Campagno, una partita che era iniziata abbastanza bene, combattuta, poi quei tre giochi persi sul 40 pari e probabilmente la svolta è stata lì. Ma sì, diciamo che comunque i primi giochi abbiamo giocato bene, abbiamo letto bene. Poi bisogna dare onore al risultato, che comunque è pesante nei nostri confronti e vuol dire che comunque non siamo ancora pronti per disputare delle partite magari importanti così, però noi lavoriamo fino alla fine dell'anno per poterci giocare qualcosa, poi se ci verrà qualcosa in tasca sarà meglio. L'unica cosa che mi dispiace solo è che comunque questi palloni che non riesco mai a portarmi una volta bene, che svolazzano, lui bravo a tagliarli, per carità, però mi dispiace solo un po' per quello, che toglie un po' di spettacolo. Comunque bisogna dargli onore che ha giocato una bella partita. Massimo Vacchetto, hai staccato di un punto in classifica il tuo diretto avversario, ma sinceramente prima della gara avresti pensato di chiudere questa partita in due ore di gioco compreso il riposo? Ma devo correggerti, nel senso che l'abbiamo staccato virtualmente perché la Canalese ha già fatto il turno di riposo, noi dobbiamo ancora riposare, quindi in teoria siamo avanti di un punto, ma è un punto falso. Comunque sì, in effetti adesso siamo un punto avanti e non pensavo mai più, come dicevi tu, di riuscire a concludere la partita con questo risultato. Abbiamo, nemmeno quando abbiamo iniziato, perché comunque sono partiti meglio loro, è stato un po' falloso all'inizio, poi siamo riusciti a raddrizzare bene la partita, ben supportato dalla squadra, hanno giocato molto forte i terzini e Paolo comunque, quando, se io spingo dietro, lui il suo contributo immancabilmente lo dà alla squadra, la sua classe non va declamata perché è palese. Poi oggi la vittoria è tutta per lui perché ha compiuto gli anni ieri, quindi doveva festeggiare il compleanno nel modo giusto. Forse non abbiamo trovato di fronte il miglior Campagno, era quello che non volevamo trovare in effetti, quindi ci è andata bene così. E un punto che comunque per noi è importante, perché contro i diretti avversari, così come contro gli altri, fa sempre piacere vincere, ma quando fai vedere che comunque ce la fai a lottare anche contro i più forti, contro quelli favoriti al titolo, è sicuramente una nota positiva. Ti aggiungo ancora che noi venivamo da questo momento brutto con le tre sconfitte, adesso ne abbiamo incanalate qualcuna di positiva, direi questa qua molto positiva. Speriamo di non riadagiarci, ma di continuare a spingere con le giuste motivazioni, con la giusta grinta.